Tante sfide nella sfida tra Juventus e Roma in programma domani. È una partita scudetto dominata dal confronto tra Higuain, 9 gol in campionato, e Dzeko, capocannoniere con 12 reti. Al Mondiale per Club non sono mancate le polemiche sull'uso della VAR, il mezzo tecnologico che dovrebbe aiutare gli arbitri. La VAR non è calcio, ha detto Modric. Ha fatto solo confusione, ha aggiunto Zidane. Domani la sfida con l'Atalanta per il Milan e sul fronte mercato torna di moda il nome di Keita in rottura con la Lazio. Il senegalese vorrebbe già lasciare il club a gennaio. Buonasera a tutti, un saluto dalla TMV News. Sale l'attesa per Juventus-Roma, la gara che può dire parecchio su questo campionato, soprattutto per i giallorossi se dovesse andare male. Ne parleremo qui con Luca Calamai, Gazzetta dello Sport. Ciao Luca, benvenuto, e un saluto anche a Luca Bargellini. Buonasera a tutti. Andiamo subito a salutare il nostro ospite telefonico. In collegamento abbiamo Guido Ugolotti, ex attaccante della Roma, allenatore. Buonasera. Buonasera a tutti. Da ex attaccante la coinvolgo subito sulla sfida tra Higuain e Dzeko. Il livello di forma di questi due giocatori è lo stesso in questo momento secondo lei? Ma diciamo che le ultime prestazioni penso di sì, penso. Higuain ha dimostrato di aver avuto un periodo un pochettino così di lungo adattamento al cambio di maglia, però mi sembra che poi alla fine, se si va a vedere i minuti giocati con le rigori realizzati, penso che si dimostra sempre molto molto efficace. Per quanto riguarda Dzeko è una grande sorpresa, perché è un giocatore trasformato, un giocatore completamente diverso rispetto all'anno scorso, e anche se l'ultima partita al primo tempo non è stato molto efficace, però nel secondo tempo ha dimostrato che è un giocatore in questo momento indispensabile per la Roma. Sicuramente sono due giocatori determinanti per le proprie squadre. In cosa sono simili e in cosa invece sono diversi? Ma io penso che in questo momento la freddezza che hanno ritrovato dentro l'area di rigore dal punto di vista realizzativo. Higuain sicuramente si sta, come ho detto prima, dimostrando sempre di più efficace, perché è normale che era impensabile che potesse ripetere il numero di gol fatti l'anno scorso, però diciamo dentro l'area di rigore ancora una volta si dimostra molto molto efficace. Dzeko uguale, due giocatori che partecipano molto alla manovra, che aiutano la squadra a salire, probabilmente forse un po' più di profondità nei movimenti di Higuain. Dzeko è uno che in questo momento è molto aiuta la squadra anche nei momenti di difficoltà, perché rientra molto e fa salire molto bene la squadra. E la classifica cannonieri, secondo lei chi la vince? C'è anche Icardi naturalmente in corsa. Icardi sta forse alla lunga potrebbe, se l'Inter non riprende un cammino un pochettino così sicuro e non così altalenante, potrebbe patire un pochettino di questo. Io penso che alla lunga Higuain, con l'organico che la Juventus ha a disposizione, a meno che non abbiano distrazioni per quanto riguarda il discorso della Champions, io penso che sia lui il favorito. Però torno a ripetere, Dzeko quest'anno ha fatto dei miglioramenti impressionanti, perché se andiamo a vedere i gol realizzati, ma soprattutto le occasioni che ha avuto, sicuramente è un giocatore da tenere in considerazione, perciò penso che la nota sia, io penso, tra questi due giocatori. L'ultima domanda che le rivolgo è proprio sulla sfida tra Juventus e Roma. Se vince la Juventus, campionato finito? Beh, indubbio che in questo momento andare a più 7 diventerebbe molto difficile, ma soprattutto sarebbe l'ennesima prova mancata da parte della Roma, perché tutte le volte che la Roma si avvicina a una sfida decisiva in casa della Juventus, immancabilmente è sempre con le ossa rotte. Io torno a ripetere, mi auguro che finalmente sia arrivato il momento di infastidire un pochettino la Juventus. Io sono uno di quelli, anche se sono simpatizzante della Roma, però sono convinto che la Juventus può solo lei perdere il campionato, perché ha la possibilità, e l'ha dimostrato anche col Torino l'allenatore, che quando si gira verso la panchina ha in panchina i giocatori che possono cambiare il volto della partita. In questo momento la Roma ha questo grosso handicap, cioè il momento in cui gli viene a mancare qualche giocatore, purtroppo in questo momento gliene mancano parecchi, le riserve o le presunte seconde linee non sono all'altezza, non c'è quella situazione da poter cambiare per l'allenatore il corso della partita. Di conseguenza, torno a ripetere, io mi auguro che la Roma passi indenne questa partita. È normale che se dovesse venire sconfitta, io penso che la Juventus allungherebbe, perché è una squadra che nel momento in cui va con tanti punti di vantaggio ha dimostrato negli anni che poi è difficile riprenderla. Perfetto, molto chiaro il concetto di Guido Ugolotti, grazie per il suo intervento.
Grazie a voi, buona serata. Buonasera, buonasera. Luca Calamai, condivisibile sotto sì. tutti i punti di vista quello che ha detto Guido sì. Grotti anche a proposito delle seconde linee assolutamente inferiori, soprattutto in questo momento alla Juventus. Sì, no, se la partita la misuri uomo uomo, la Juve è più forte. Se la misuri su cosa manca, nel senso i giocatori infortunati, la Juve è comunque più forte. Se la misuri anche su quelle che possono essere in questo momento le sensazioni sul mercato, la Juve diventa più forte. Quindi la Roma deve fare un ragionamento diverso, deve ragionare di squadra, deve ragionare come il rivoluzionario che va a cercare di prendere la Bastiglia, che fa un qualcosa di strano. Tutti sanno che la Juve è più forte, quindi non hai la pressione di dover per forza fare un risultato, mentre invece la pressione ce l'ha la Juve perché gioca in casa e quindi ha l'obbligo di fare risultati. Io anche ho scritto un commento sulla Gazzetta centrato sulla Roma in cui dicevo che poi ho la sensazione che in questo momento la Juventus, per quello che si è visto, ma anche per i numeri, non è ancora una macchina imbattibile, perché insomma la Juventus ha perso tutte e due le gare di Milano, ha perso la trasferta a Genoa, sì. ci ha perso già tre gare e io ho visto la partita del derby, l'ho anche commentato, non è che la Juventus abbia spazzato via il Torino, quindi è una squadra che ancora è in un bozzolo che deve ancora prendere la propria forma. Devo dire che lo stesso ragionamento lo potrei però fare per la Roma, perché il derby con la Lazio insomma è stato vinto per una situazione abbastanza particolare, e se Niang avesse segnato il rigore, trasformato il rigore col Milan, non so come sarebbe finita la gara col Milan. Però credo che, senza voler offendere i tifosi della Juventus, se loro, i tifosi della Juventus, sono metà più o meno del numero di tifosi in Italia, io credo che oggi l'altra metà farà tutta il tifo per la Roma, proprio per cercare di rendere anche questo campionato un migliore. Farà il tifo per il campionato, diciamo. Per il bravo, per il campionato. Luca Bargellini, quanto peserà il confronto tra Higuain e Dzeko nell'economia della partita? E poi ti chiedo anche se 7 punti sono effettivamente difficili da recuperare, non è che poi magari con questo vantaggio comunque la Juventus potrà concentrarsi esclusivamente sulla Champions e in qualche modo potrà lasciare qualcosa al campionato, potrà distrarsi un po' per il campionato? Cosa ne pensi? Ma allora, sul duello tra Higuain e Dzeko, insomma, il peso di due giocatori così decisivi è facile ipotizzare anche in un big match di questo peso, anche per l'importanza che riveste in chiave campionato. Su Dzeko, secondo me, bisogna fare una riflessione legata anche alla stagione scorsa, perché forse il giocatore ha ammesso a più riprese di aver fatto una brutta stagione al di sotto di quelle che erano le sue attese e le attese della Roma. Guardando però la sua carriera, si vede come nel secondo campionato con una squadra, è successo col Wolfsburg, è successo col Manchester City, il bosniaco esploda. Quindi magari c'è stato anche una valutazione un po' troppo frettolosa su quelle che sono state le qualità di un giocatore che oggi vediamo assolutamente decisivo, come lo è decisivo Higuain, che invece magari sta affrontando una situazione legata a una convivenza, mi permetto di dire, un po' complicata con Mandzukic, che alla fine sono due prime punte che si danno, per come la vedo io, fastidio. Sono due giocatori assolutamente decisivi e sono convinto che entrambi determineranno in qualche modo la gara, lo scontro diretto. Sul piano della classifica e sulla Champions, che può andare ad influire, la Juventus non ha fatto alcun tipo di mistero sulla volontà di puntare alla Champions League ad inizio stagione, perché sennò non sarebbe stato fatto un mercato di così alto tenore, di così alto peso specifico. La sensazione è che le rivali in campionato non siano comunque all'altezza della Juventus, anche di una Juventus magari un po' distratta dalle sirene europee. Stai attento, parliamo per logica di sintesi di Higuain e Dzeko, sì. Ma io ho la sensazione che sarà più importante il duello, anche se a distanza, tra Nainggolan e Pjanic, perché Nainggolan è il giocatore che sostanzialmente mancherebbe alla Juventus in questo momento, ma è il giocatore che lo ha dimostrato contro il Milan, può vincere una partita quasi da solo, e Pjanic è il trampolino ideale di lancio per questi fenomeni che ha la Juventus davanti. E stai attento anche a Dybala, che sta tornando, sì. E Salah, che secondo me può essere a gara in corso può spaccare la partita. L'arma. Quindi è chiaro che l'effetto sintesi ci porta a inquadrare questi due personaggi, ma in realtà è in tante zone del campo dove si può giocare questa sfida. Però torniamo sulla sfida tra i bomber, perché così ci andiamo ad ascoltare anche le parole di Roberto Pruzzo, il bomber Pruzzo, intervenuto quest'oggi a Dietro le Quinte, la trasmissione insieme a Niccolò Ceccarini su TMV Radio. Vediamo. Sì, Higuain mi sembra l'attaccante più forte che abbiamo in questo campionato, insieme ai Cardi, secondo me. E poi per il podio possiamo discutere di chi potrebbe essere il terzo,
Nello specifico credo che Dzeko si sia ripreso dopo un'annata disastrosa come quella dell'anno scorso e stia facendo molto bene quest'anno. Sì. Senti, ma tu che cosa faresti nel mercato di gennaio, no? Fossi in questo momento il direttore sportivo della Roma e potessi utilizzare un certo tipo di budget, cosa faresti? Prenderesti un centrocampista o un'alternativa a Salah, visto che poi anche Turbe se ne andrà probabilmente al Torino? Ma io vi dico la verità, io prenderei un terzino destro, guarda un po'. Ah, quindi siamo perché proprio su un altro settore proprio, cioè, no, dire, no, perché mi sembra il ruolo più scoperto. Bruno Perez non è un terzino destro, è uno che si adatta a fare quel ruolo. Rudiger è un ottimo giocatore, ma anche lui si adatta. Dito che originale il punto di vista sul mercato della Roma da parte di Roberto Cruzzo, sei d'accordo tutto sommato? Ma perché no? Perché no? Ora bisogna vedere quando tornerà Florenzi, non so i tempi di recupero, ma credo siano lunghi ancora, no? Sì. Ci sono da tante situazioni, però non c'è dubbio che sono saltate le corsie alla Roma, dagli infortuni di Mario Rui, certo, a quello di Florenzi, sono saltate le corsie, lì che la Roma ha fatto la differenza, calcolando che poi davanti c'ha giocatori importanti, ma va via Salah per un mese, sì, in Coppa d'Africa. Ecco, io credo che se la Roma riuscisse a prendere Gomez, Papo Gomez, quello, sì, sarebbe veramente un giocatore che può spostare la differenza. Io sono rimasto innamorato da questo giocatore, ho visto in 2 o 3 partite con l'Atalanta, esagero, secondo me di questa prima fase della stagione è stato forse il migliore in assoluto. Eh sì, e in tanti sono d'accordo con te. Adesso però voltiamo pagina, occupiamoci della VAR, le discussioni che ci sono state sono numerose in questi giorni per l'utilizzo della VAR alla Mondiale per club. Andiamo a fare il punto della situazione in redazione da Marco Conterio. Ciao Lorenzo, parliamo di VAR, Virtual Assistant Referee, ovvero l'arbitro virtuale, la moviola in campo di fatto, quello che è sperimentata adesso nel Mondiale per club, ma che sta già facendo decisamente discutere, e nella prima partita in cui è stata utilizzata, ma anche nella gara del Real Madrid contro il Club America, dove è stato visto un fuorigioco, che poi fuorigioco non c'era, sul secondo gol di Cristiano Ronaldo. Insomma, decisamente perfettibile la VAR, però più che il sottoscritto forse è meglio se sentiamo cosa ci ha detto anche l'ex internazionale fischietto Fabio Baldas. Eccolo qua. Qualcosina bisognava fare, no? Però non vorrei che adesso si andasse troppo in là. Siamo partiti molto bene con i sensori sulle porte, apro una parentesi, magari potevano cominciare a togliere gli arbitri di porta che continuano a non servire a nulla, no? Anzi, solo a fare confusione, no? È chiusa la parentesi, per cui sono partiti da lì benissimo. Adesso c'è ci sono queste prove per questa innovazione. Io direi però che bisogna andare con cautela, perché sennò diventa la PlayStation. Io sono un grande sono un amante del calcio, mi creda, per cui mi piace il calcio non così com'è, con qualche correttivo che è giusto si possa trovare per dare una mano agli arbitri. Allora, Luca Calamai, in 30 secondi si arriverà al corretto funzionamento della VAR, soprattutto ad un mezzo tecnologico che oltre ad aiutare l'arbitro potrà mettere tutti d'accordo? 30 secondi è come chiedere la suddivisione dell'atomo, ma prova a dire 40. Prova a fare una sintesi, anche perché sì, l'argomento è troppo complesso. Io dico che se non si mettono regole chiare, si scatenerà più polemiche di quelle che nascevano in maniera normale. Perché? Perché per valutare alcuni episodi è capitato di stare quanto? Un'ora? 2 ore davanti alla televisione? E alla fine ognuno restava del proprio parere. E allora se io credo che la moviola in campo, e chiudo, sia fondamentale per evitare i gol in fuorigioco di 3 metri, per evitare, io li userei tantissimo per i simulatori, per evitare tutto ciò che è slealtà palese. Ma se ora ci mettiamo a guardare il millimetro diventa un incubo, e poi preparatevi, perché poi si ritornerà alla rimessa laterale non corretta al 100%, al fallo a metà campo, perché poi se la logica è cercare il calcio perfetto, allora, come diceva Baldas giustamente, facciamo un altro gioco, ci sono videogiochi, perché sì, è fantastico.
Altro argomento, Milan-Atalanta, domani una sfida che mette a confronto due squadre che devono rilanciarsi, Luca Bargellini, Milan che deve riscattarsi dopo la sconfitta con la Roma, l'Atalanta che dopo il grande exploit dei primi mesi di campionato probabilmente sta un po' rallentando, anche se contro l'Udinese comunque soprattutto nel primo tempo aveva giocato praticamente soltanto la squadra di Gasperini. Sì. Contro l'Udinese l'Atalanta è stata molto sfortunata, e sono due squadre di, come tipologia di gioco estremamente diverse. Cioè l'Atalanta continua a produrre gioco in verticale e lo fa molto molto bene, secondo me sta vivendo un momento più leggermente di appannamento a centrocampo con Kessié, che nelle primissime giornate di campionato era stato devastante. Poi c'è il problema per l'Atalanta del centravanti che non segna, perché di fatto Petagna fa un grandissimo lavoro in appoggio, in copertura per quanto riguarda la squadra, ma alla fine un attaccante, una prima punta, alla fine gli si chiede comunque maggior apporto in fase realizzativa, e questa è un po' una pecca per l'Atalanta. Una pecca tra l'altro particolare, perché in panchina ci sono sia Paloschi che Piniglia, due giocatori che hanno sempre fatto gol ma che non rientrano comunque nei piani di Gasperini. Montella vive una situazione leggermente diversa. La partita contro la Roma, come diceva giustamente prima Luca, cioè col rigore di Niang, certo, potevamo vedere assolutamente un'altra partita, è un Milan che continua secondo me a far vedere buone cose, è un Milan che a mio modesto parere dimostra avere un po' troppa dipendenza da Bonaventura, un giocatore determinante per gli equilibri della squadra. Quando Bonaventura non gira come dovrebbe, allora tutta la squadra ne risente, il gioco diventa più macchinoso e anche gli attaccanti hanno più difficoltà a presentarsi davanti al portiere. E comunque a questo Milan, a tuo parere Luca, serve davvero un altro esterno, perché come abbiamo detto nel corso dei nostri titoli c'è questo nuovo avvicinamento a Keita, tentativo di avvicinamento al giocatore senegalese della Lazio che di fatto romperà con la squadra, con la società di Lotito. Guarda, voto al Milan inteso come squadra e staff tecnico 10. Hanno fatto un qualcosa di straordinario in questo inizio di stagione. Voto alla società, qualunque essa sia, vecchia, nuova, misteriosa, presente, voto 0. Perché è un peccato che questo Milan, che è andato al di sopra di tutte quelle che erano le aspettative, secondo me anche al di sopra del proprio valore, non sia potenziato nel mercato di gennaio, perché quando si parla di autogestione vuol dire che non arriverà nessuno e che comunque deve andare a fare miracoli attraverso scambi. Sì. Quindi in questa logica io non so che cosa manca al Milan. Io credo che il Milan abbia la necessità di un grandissimo leader in mezzo al campo, ma soprattutto abbia la necessità di non vendere i suoi giocatori decisivi, perché comunque Bacca è un giocatore decisivo e se te vuoi, stando alle dichiarazioni di dirigenti di Galliani in particolare, Bacca non è sul mercato, poi sai bisogna vedere anche quali offerte arrivano, ma se devi comprare qualcuno in autogestione, certo, cioè, è uno dei maggiori indiziati a partire, o punti sulla festa di Sant'Ambrogio e vai a raccogliere, e quindi è molto, e mi dispiace perché il Milan si meritava qualcosa di più, sta facendo qualcosa di straordinario, ma sinceramente te lo dico con grande franchezza, se il Milan resta questo io non so se arrivano i primi tre. Ecco, fermo restando che dovranno arrivare dei giocatori al Milan attraverso degli scambi, Keita può essere comunque un giocatore da Milan, ha il profilo da Milan, è un giocatore giovane, è un giocatore che ha già fatto vedere ampiamente il proprio valore nella Lazio, in Italia. Assolutamente, è un giocatore giovane di grandissimo potenziale che secondo me ancora non ha fatto vedere, non ha espresso tutte quelle che sono le sue qualità. Il rapporto con Lotito è piuttosto turbolento, c'è stata l'ultimo screzio legato alla cena di Natale della Lazio con il giocatore che ha abbandonato proprio mentre il presidente prendeva la parola sul palco, una situazione minimizzata per certi versi dalla società, ma è evidente che Keita il contratto non lo vuole rinnovare con la Lazio. È un giocatore che garantirebbe invece al Milan un cambio di passo sugli esterni, maggiore qualità, qualche cambio, qualche variante in più anche per quanto riguarda appunto gli esterni dell'attacco rossonero, che alla fine con Niang e con Suso hanno i suoi titolari, ma poi se si va a vedere in panchina manca di qualità. Bisogna capire in questa situazione di autogestione, Lotito lo valuta 25 milioni, Keita di fronte a questa cifra, non so il Milan come possa ottemperare una richiesta del genere, forse solo con la cessione di Bacca. Sì, probabilmente soltanto con i soldi ricavati dalla cessione di Bacca poi potrebbero andare a dare l'assalto a Keita. Keita non ti fa impazzire, Luca? No, non è la priorità del Milan, perché è vero, come diceva Bargellini, che il Milan ha due titolari scritti, no? Che sono Niang e Suso, sì. Comunque c'ha Ondà, che è un giocatore
ce n'è di peggio nel mondo, comunque puoi sempre usare Bonaventura in quella posizione, ma è nella qualità del mezzo al campo che il Milan ha dei limiti evidenti, e io credo che insomma il fatto che da tempo segua Badeli e quindi nemmeno Xavi Alonso, voglio dire, ti dà proprio il segnale della necessità che ha il Milan di dare ordine, lì deve alzare la qualità del gioco. Senza soldi non puoi fare un mercato come dovrebbe fare il Milan, che al limite dovrebbe prendere due, cioè dovrebbe prendere il centrocampista e perché no Keita, ma tenendo Bach e la Padula, perché poi dopo, oggi guardate, ragionare in chiave Champions vuol dire ragionare per una squadra che può vincere lo scudetto, perché deve arrivare prima, seconda o terza, e onestamente credo di poter dire una cosa condivisibile: in questo momento il Milan non mi sembra una squadra che può vincere lo scudetto. Grazie a Luca Calamai. Grazie a voi. Grazie naturalmente anche a Luca Bargellini. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.